Ed eccoci spettatori di Le Fonti TV, siamo tornati in diretta per questo appuntamento mensile con Market Star che torna nel mese di aprile, quindi abbiamo chiuso il primo trimestre dei mercati. Cercheremo naturalmente di fare il punto della situazione e poi di proiettarci anche nel futuro, in un futuro che rimane incerto con davvero tanti fattori sul piatto che dovremo analizzare. Lo faremo con la nostra gradita ospite, ovvero Sara Silano, analista di Morningstar che saluto e a cui do il benvenuto. Ciao Sara. E grazie per l'invito. Grazie come sempre a te per la disponibilità. Ecco Sara, abbiamo detto, siamo entrati nel mese di aprile, abbiamo chiuso il primo trimestre dell'anno, un trimestre insomma abbastanza complesso da gestire perché come al solito i mercati non si sono fatti mancare niente, addirittura poi è scoppiata anche la crisi del settore bancario che ha complicato ulteriormente la situazione. Io direi proprio partiamo, ecco, da una panoramica di questo primo trimestre, che cosa è successo? Eh sì, è successo proprio di tutto. Si dice a volte che i mercati sono tranquilli per magari lunghe fasi, che magari sono anche noiosi e poi d'improvviso succede di tutto di più. E forse il primo trimestre ci ha insegnato proprio questo. Abbiamo visto comunque il tema ricorrente dell'inflazione che ci siamo portati dall'anno scorso, dei tassi di interesse in salita e poi questa esplosione della crisi bancaria, che poi è stata alcuni episodi di crisi bancaria che però hanno scosso i mercati. Però se guardiamo ai rendimenti dei principali mercati azionari è stato comunque un trimestre positivo e lo è stato soprattutto per l'Italia, per l'Europa, anche se ad esempio in Italia il peso dei finanziari sul listino è notevole. Quindi quando c'è stata la crisi, il crollo di Credit Suisse, si temeva un contagio che invece molti osservatori avevano escluso e in effetti se andiamo poi a vedere i rendimenti dei listini azionari, in effetti questo, a parte lo shock iniziale, questo contagio non c'è stato. La situazione sicuramente rimane non facile per gli investitori, i ribassi degli ultimi mesi però hanno creato anche delle opportunità. Se guardiamo alle valutazioni, in base alle analisi degli analisti di Morningstar, vediamo che comunque l'Europa è a sconto di circa il 5% attualmente. Questo significa sostanzialmente che ci sono dei titoli, delle opportunità interessanti sul mercato europeo. Però è anche interessante notare che l'Europa è in questo momento a premio rispetto agli Stati Uniti e questa è una situazione che non si vedeva da lungo tempo. In ogni caso, se ampliamo lo sguardo a livello globale, vediamo anche che l'Europa e gli Stati Uniti hanno delle valutazioni che sono sopra la media globale. Però in generale questa situazione di alti bassi scossoni ha creato comunque delle opportunità per gli investitori in un contesto che, lo ripeto, rimane molto incerto. Eh sì, assolutamente. Ecco, io resterei un attimo, Sara, proprio ancora sul riflesso della crisi bancaria, sull'andamento dei mercati. Hai citato il famoso effetto contagio e naturalmente poi il pensiero va immediatamente a quello che è successo nel 2008, alle Lehman Brothers, anche se hanno chiarito gli analisti che le condizioni sono diverse. Però per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, si è espresso proprio nelle ultime ore l'AD di JP Morgan, Jamie Dimon, che insomma quando parla scuote sempre un po' gli animi, visto che utilizza delle parole molto dure. È stato lo stesso Jamie Dimon che nel 2022 aveva parlato di uragano finanziario e a proposito della crisi bancaria ha dichiarato che ancora non è finita e anche quando sarà alle nostre spalle in realtà le ripercussioni si faranno sentire per anni. Ecco, sei d'accordo? Dunque, io naturalmente riporto quella che è la visione dei nostri analisti sugli episodi che sono accaduti. Per noi è importante comunque guardare ai fatti e abbiamo visto negli Stati Uniti in effetti una situazione dove una banca molto verticale, quale la Silicon Valley Bank, dove per verticale intendo molto specializzata su un settore, quello dei mercati privati, è fallita. È fallita perché aveva comunque delle caratteristiche anche di requisiti patrimoniali che non sono la norma nell'universo, diciamo, del bancario, soprattutto in quello europeo,
dove all'interno dell'Unione Europea ci sono dei vincoli, delle regole più stringenti. E questo è un aspetto da considerare. Negli Stati Uniti poi ci sono state altre crisi bancarie, l'abbiamo visto, e comunque di più piccola dimensione. Il quadro americano è piuttosto diverso da quello europeo, dove in Europa abbiamo avuto il caso di Credit Suisse, che però non è sotto le regole dell'Eurozona, e in ogni caso le banche europee oggi, quelle diciamo dell'Eurozona, sembrano, a dire dei nostri analisti, molto più ben patrimonializzate e proprio per anche le regole che ci sono state, in grado di supportare eventuali scossoni. Forse quello che c'è da dire è che la situazione dell'America e dell'Europa dal punto di vista dei titoli finanziari oggi è completamente diversa, quindi di Certo. questo dobbiamo tenere conto, senza appunto cercare di fare delle generalizzazioni che magari ci possono portare a delle conclusioni sbagliate. Ecco, Sara, proprio perché la situazione è diversa tra Europa e Stati Uniti, negli Stati Uniti, lo ha sottolineato anche il Financial Times, si stanno cercando, diciamo, delle fonti alternative, le possiamo definire così, comunque degli strumenti alternativi, visto proprio la crisi del sistema bancario, e c'è stata in particolar modo una corsa ai fondi monetari. Questo, secondo te, accadrà anche nel nostro continente, anche in Europa? Noi nelle nostre analisi dei flussi non stiamo vedendo questa corsa di ritirare i soldi dai depositi bancari per portarli appunto nei fondi monetari, per cercare, tra virgolette, rifugio nei fondi monetari. Gli investitori europei non stanno prelevando dai loro depositi, questo significa che non vedono le banche come a rischio di una crisi. Cos'è successo negli Stati Uniti? C'è stato un forte rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e quindi si è cercato dei rendimenti migliori di quelli che offrivano i depositi bancari. Anche in Europa chiaramente c'è una differenza tra rendimenti dei depositi e dei titoli di Stato, ma al momento le nostre analisi sui flussi verso i fondi monetari non ci stanno indicando alcuna fuga verso questo tipo di strumenti, anzi, al contrario, abbiamo visto dei deflussi recentemente. Ecco, quindi insomma una situazione che per adesso si mantiene diversa. E a proposito, ecco, di appunto fondi, come si sono comportati gli investitori in fondi in questa prima parte dell'anno? Dopo un inizio di anno molto positivo, a febbraio, diciamo che c'è stato un leggero rallentamento nella raccolta nei flussi complessivi verso i fondi a lungo termine domiciliati in Europa, che comunque hanno avuto, una raccolta positiva di circa 22 miliardi scarsi di euro. E sto parlando appunto dell'Europa. I fondi azionari hanno raccolto circa 7,7 miliardi, quindi è il quarto mese positivo di fila. Anche questo è un segnale che gli investitori non stanno fuggendo, almeno fino a fine febbraio non stavano fuggendo dagli asset di rischio. I fondi azionari globali emergenti, e questo è un dato interessante, sono stati più venduti all'interno della categoria. Stiamo vedendo appunto questo interesse verso i mercati emergenti rinascere dall'inizio dell'anno. A livello di fondi obbligazionari abbiamo visto comunque che è proseguito uno slancio positivo nella raccolta e anche in questo caso abbiamo flussi positivi dopo un 2000 22, che era stato veramente da dimenticare anche per questi portafogli. Invece abbiamo visto deflussi dai fondi bilanciati e, come vi dicevo, appunto dai fondi monetari. I fondi indicizzati a lungo termine hanno avuto una raccolta netta positiva, però inferiore a quelli a gestione attiva. Quello che è interessante è notare che comunque le strategie passive sono riuscite ad attrarre capitali un po' in tutte le attività, a differenza di quelle attive, quindi comunque il reindirizzamento verso questo tipo di strategie continua anche in Europa.
Benissimo. Ecco, Sara, abbiamo affrontato appunto diverse criticità in questo 2023. Beh, di criticità in realtà ce ne sono state molte, molteplici, una via l'altra a partire dall'anno della pandemia, dal 2020 in poi. Però bisogna dire che insomma tra tutte le difficoltà c'è anche una notizia positiva che riguarda la crisi energetica, perché è iniziata la primavera e noi ecco siamo usciti dall'inverno senza affrontare appunto questa famosa crisi energetica o comunque contenendo lo scenario più negativo. Ci puoi spiegare perché? Sì, la riduzione della domanda da un lato, il boom delle energie rinnovabili e anche gli investimenti aggressivi nel gas naturale liquefatto hanno modificato radicalmente il quadro della sicurezza energetica europea negli ultimi mesi. Poi chiaramente abbiamo avuto anche temperature più miti della norma che hanno aiutato e tutto ciò ha fatto sì che comunque i prezzi appunto del gas siano scesi anche in maniera notevole da un massimo storico dello scorso agosto di 340 euro a fine marzo intorno ai 42 euro. Sicuramente l'Unione Europea ha cambiato ritmo, ha spinto un po' sull'acceleratore, diciamo, nelle fonti rinnovabili, e questa è stata una cosa sicuramente positiva. E poi, ripeto, c'è stato anche un investimento forte nel discorso del gas naturale liquefatto. E quindi oggi l'Europa è sicuramente in una posizione di forza per anche eliminare tutte le importazioni di combustibili fossili dalla Russia entro il 2027, che era un po' l'obiettivo che si era data. Ecco, se dal punto di vista del gas, della crisi energetica abbiamo fatto qualche passo in avanti, ci preoccupa invece proprio notizia dell'ultima settimana, la crescita del prezzo del greggio a seguito della decisione dell'OPEC Plus di tagliare la produzione. Quindi, insomma, anche per quanto riguarda il comparto delle materie prime, le variabili sono davvero tante e come sempre le analizziamo poi di settimana in settimana. Sara, io ti faccio un'ultima domanda. Ecco, prima di chiudere questo blocco e riguarda proprio le banche centrali, perché come sempre sono grandi protagonisti, anche player del mercato e la decisione poi sui tassi di interessi si riflette su tutto, comprese anche la situazione del comparto bancario. Ecco, io in realtà voglio sottolineare notizia proprio di questa settimana come un primo istituto abbia messo in scena in realtà un'inversione di tendenza e parlo della Banca Centrale Australiana che ha deciso di prendersi una pausa rispetto alla stretta monetaria. Ti chiedo quindi se, secondo il tuo parere, può fare un po' da apripista anche per la Fed e per la BCE o se invece le banche centrali americane ed europee tireranno dritto. Lo vedremo naturalmente poi nella riunione dei primi di maggio. La Fed ha alzato i tassi di interesse il 22 marzo di 25 punti base ed era un rialzo atteso dopo quello che è successo a livello proprio di crisi bancaria negli Stati Uniti. Oggi abbiamo un intervallo obiettivo negli Stati Uniti che è compreso tra il, dei tassi di interesse che è compreso tra 4,75 e 5%. La BCE ha mostrato comunque un atteggiamento di continuità rispetto al recente passato, aumentato poi di 50 punti base nella sua riunione di marzo. Sicuramente, se in passato le banche centrali erano focalizzate, prevalentemente, sul discorso inflazione e lotta all'inflazione, oggi devono tenere conto anche di quello che sta succedendo nel sistema finanziario. Però pensiamo che, sarà una. Le indicazioni ci arriveranno di volta in volta, tant'è vero che anche le opinioni degli analisti sui comportamenti delle banche centrali sono contrastanti. C'è chi vede già in realtà una battuta d'arresto, una pausa o comunque addirittura possibilità di riduzione, in particolare negli Stati Uniti, e c'è chi invece rimane convinto che questa lotta all'inflazione tornerà a essere prioritaria e quindi ci sarà ancora aggressività.
Eh certo, lo vedremo presto, insomma, da un lato appunto la lotta all'inflazione, con le previsioni anche della Fed di Cleveland, anche queste proprio delle ultime ore, che parla ancora di un aumento dei prezzi nel mese di marzo, quindi è un problema tutt'altro che archiviato. Dall'altra invece la stabilità del sistema finanziario e la lotta anche alla recessione, uno spettro che continua un po' ad aleggiare, anche perché gli ultimi dati, ecco, del mercato occupazionale americano fanno segnare i primi, ecco, così ci sono i primi segni, ecco, di una contrazione. Vedremo naturalmente. Sara, io ti ringrazio come sempre per averci aiutato a fare un po' il punto della situazione, l'appuntamento per il mese di maggio, e ti auguro naturalmente anche una buona Pasqua. Anche a voi, auguri a tutti. Grazie. Grazie. Ringraziamo la nostra Sara Silana, la resta di Morningstar. Abbiamo appunto fatto il quadro della situazione per quanto riguarda il primo trimestre. Invece adesso restringiamo un pochino il campo temporale, andiamo a vedere come si stanno comportando i mercati in questa mattinata. Non è una seduta particolarmente brillante, come possiamo notare anche dai nostri grafici, con il FTSE MIB, che anzi in realtà è quello che l'indice che perde di più in questo momento, lo 0,48%, ne era 26.896, a ruota segue il DAX meno 0,45%, è in negativo anche il CAC 40, la borsa di Parigi meno 0,35%, mentre l'unico indice del vecchio continente che riporta il segno più è il FTSE 100, la borsa di Londra più 0,22%, in questo momento in area 7.320. Questo è un po' il quadro della giornata dal punto di vista economico-finanziario, ma ci sono naturalmente anche tante notizie, direi storiche, che arrivano invece dalla politica, dal quadro internazionale. Torniamo, e lo facciamo attraverso il sito dell'ANSA, la notizia storica appunto della incriminazione dell'ex presidente americano Donald Trump, che si difende dal suo bunker di Mar-a-Lago. Infatti è tornato in Florida dopo essersi consegnato al tribunale di New York per ascoltare i 34 capi di imputazione a suo carico, e ha ringato i suoi sostenitori riuniti proprio nel salone del resort. Che cosa ha detto Trump? Il mio unico crimine è stato quello di difendere l'America. E da parte del tycoon non sono mancate parole anche aggressive nei confronti di Joe Biden e della sua ex avversaria Hillary Clinton per l'email gate. A proposito di Biden, ha dichiarato vuole la terza guerra mondiale. Ha tuonato così Trump contro l'attuale presidente USA, sostenendo che quando era senatore Biden ne ha combinate di tutti i colori, ma in realtà nessuno lo ha mai arrestato, come invece sta capitando a lui. E a proposito di scenario internazionale, ricordiamo anche un altro appuntamento importante della settimana, perché domani arriva nella capitale cinese Macron, il presidente francese, che incontrerà Xi Jinping e sarà anche sostenuto poi da Ursula von der Leyen. Una visita questa storica, come ha dichiarato anche l'Eliseo, il primo viaggio nel paese asiatico di Macron dal 2019. Cina quindi che ritorna al centro della scena come protagonista nel processo di mediazione. Abbiamo visto nelle scorse settimane il viaggio di Xi Jinping a Mosca da Putin per tentare, ecco, di trovare una quadra per quanto riguarda anche il conflitto in Ucraina, oltre naturalmente a fare il punto sugli accordi economici tra i due paesi. E adesso vediamo invece che sono i grandi dell'Occidente a muoversi verso la Cina, quindi Macron e von der Leyen, comunque con Xi Jinping che si pone nel ruolo di mediatore. Vedremo insomma se questo ruolo della Cina avrà poi degli effetti concreti sul conflitto che prosegue. E a proposito di conflitto in Ucraina, ricordiamo naturalmente anche notizia di ieri importantissima, l'annessione della Finlandia all'interno del patto atlantico della NATO come 31esimo paese membro, una mossa strategica molto importante, lo ha definito Stoltenberg. Non sono mancate le reazioni da parte del Cremlino, che ha detto in realtà una mossa che potrebbe complicare ulteriormente il quadro e determinare anche un'escalation del conflitto. Naturalmente anche questa è una situazione da monitorare passo passo.